per dire una cosa semplicissima. Io non amo i pasti sostitutivi, amo l'integrazione di amminoacidi su pasti che sono magari troppo, diciamo, zuccherine. Le stavo dicendo a tantissime persone, a bere il proprio pranzo, secondo me, non ha un appagamento proprio del cervello. Il cervello non si appaga quando mastica, ok? Così sarà sempre meglio di mangiare o masticare, però ci sono momenti che io devo scappare al lavoro, non posso portare con me un petto di pollo, non c'è tempo di grigliare il petto di pollo, non c'è tempo di portare un pranzo intero e mi faccio dei frullati con un frullatore speciale che mi permette di prendere le frutte e le verdure e mantenere le fibre. Per esempio, quando frullo l'ananas, io tengo il torsolo che è pieno di bromelina che ci aiuta a decongestionare, ci aiuta la digestione. In quel caso poi aggiungo amminoacidi o aggiungo che un amminoacido è come una proteina predigerito, ok? O post digerito, veramente, perché è ancora più dettagliato del proteine stesse, perché gli amminoacidi compongono le proteine. E così mi piace FoodSpring perché mi aiuta a integrare la mia integrazione là dove è troppo zuccherina e mi permette di avere più fibre. Ok, proteine di altissima qualità e pochi zuccheri, ok? Perché usano quasi sempre la stevia o usano delle dolcificanti naturali. Ma andiamo a fare il nostro fluid heat, come vi ho promesso, fluid heat, andiamo a fare due circuiti da 5 esercizi con un riscaldamento circa di 7 minuti. Fluid è calistenico. Calistenico è un lavoro body weight. E quando facciamo body weight, la cosa importante è di avere un tappetino antiscivolo e di lavorare con nostre gambe e i nostri piedi liberi, perché non voglio scivolare perché andrò in quadrupedia e se sto lottando con il pavimento, sto lottando con l'asciugamano o quant'altro, anche quei tappetini che sono troppo scivolosi, non è piacevole l'esercizio. Così proviamo di avere qualcosa che è bello, un bel grip sotto le mani. Cominciamo a pedalare con le gambe, cominciamo a fare un piccolo riscaldamento prima di affrontare le nostre posizioni di heat, che andranno oggi a lavorare gambe, glutei, addominali in particolar modo, obliqui, ok? Nel nostro lato del nostro punto vita. Ok, scendo, stendo, espiro, scendo giù, inspiro completamente su. Espiro, scendo giù di nuovo, mani portano a terra, porto i piedi indietro e scenderemo in 8 conti con i gomiti stretti, in 8, in 7, in 6, in 5, in 4, in 3, in 2, tocco tutto giù insieme, piccola cobra, scendo giù, punto i piedi, torno indietro, in downward looking dog. Di nuovo pedalo con i piedi proprio per riscaldare, perché questo è un riscaldamento. Porto su la gamba destra, porto la gamba destra in avanti, andiamo in affondo, ok? In affondo, prima partendo con entrambe le gambe piegate, ok? No, oggi c'è proprio niente, ce l'ha con me, ce l'ha con me. C'ho anche le batterie che si stanno finendo. Voi rimanete là in blocco tutto. La bella della diretta, ma io non desisto, mi devo prendere altre due batterie, ragazzi. Voi rimanete là. No, facciamo così. Vado di voce. Sperando che mi. Good. Mi sentite? Mi sentite? Dimmi che mi sentite perché devo andare di voce adesso. La giornata delle complicazioni audio, ma noi non ci dobbiamo battere. Ditemi se mi sentite e poi ritorneremo sul nostro diciamo, allenamento. Mi sentite? Qualcuno mi dà un thumbs up? Qualcuno mi può rispondere? Che mi sentite o non mi sentite? Perché altrimenti chiudo tutto e riapro tutto. Ora sì, mi senti? Michela, sì? Ci sentiamo. Ok, grazie Rosangela, grazie a tutti quanti, siamo ok. Ritorniamo, vi faccio ripartire anche il nostro orario. Ok, eccoci qua. Da qui, destra in avanti,
sali, parti con il ginocchio sopra il talone, mi metto qua, braccio su, adesso tiro giù le braccia, scendo con il ginocchio, salgo, scendo e salgo e scendo e salgo ancora, 4 e 3 e 2 e 1, ultimo, scendo, portati in avanti il più possibile, trattieni per 3, per 2, per 1, mani giù, torni proprio in down dog, solleva la sinistra, porta la sinistra in avanti, andiamo a fondo, stendo con le gambe destre indietro, ginocchio sinistro sopra il piede sinistro, mani salgono, scendo, e 4, e 3, e 2, ed 1, eccellente, qui vai in avanti, in avanti, in avanti, in avanti, sollevandoti anche sul tallone, sollevando il tallone sinistro, stai sul dito destro, scendo giù, ritorno giù e vado in giù, in 3, in 2, in 1, risalgo, 3, 2, 1, riscendo in 3, 2, 1, spingo su, collo di piede giù, torno indietro, scendo con i talloni, eccellente, per 4, per 3, per 2, su, tiro sulla pancia, gamba tesa, porto i piedi in avanti provando di spostarmi il peso sulle mani, aggrappo, piegati poco anche le braccia per sentire uno spostamento del peso dai piedi alle mani, guardo in su, espiro in giù e mi siedo giù, braccio di fronte a voi, rimango qua per 4, per 3, per 2, mani giù, divarico le gambe poco a poco, gomiti che aprono le ginocchia, rimango qua, siamo sempre in fase di riscaldamento, torno con le mani giù, torno in fondo, prendo la gamba sinistra dietro di me e mi prendo in avanti. Ok, uno fondo con le ginocchia leggermente divaricate, 4, 3, 2, passo dall'altra parte, 4, 3, 2, passo dall'altra parte, 4, 3, 2, passo dall'altra parte, 4, 3, 2, rimango di nuovo qua, scendo giù con il ginocchio sinistra, ok? Braccio su, senti proprio come le anche si aprono, 4, 3, 2, porta le braccia sinistra giù, piegate le gambe indietro, tentate di portare poco poco sul piede, non esagerare perché siamo solo nella fase di riscaldamento, per prepararci per fare il nostro heat calistenico, lascio la gamba, mano giù, porto la gamba indietro, cambio la gamba, ok, scendo giù con il ginocchio destro, braccio su, portale anche in avanti ci manca un minuto e mezzo prima di andare a fare i nostri 5 esercizi, 50 secondi per esercizio, mano destra giù, vado indietro con la mano sinistra, avvicino la gamba, calcio il piede contro la mano, proprio sentire l'apertura, riscaldamento, tutto quello che ci serve per lavorare alla grange, ok, perfetto. Lascia la gamba e a questo punto tiriti su, ritorni in plancia e scenderemo 3 volte 3, così è 3, 2, 1, su, 3, 2, 1, giù, 3, 2, 1 e appoggiati giù a terra. Portate i fianchi in avanti, 40 secondi, andiamo semplicemente in un bot, stendo le gambe, braccia su 33 secondi, scendiamo in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tenetelo per 3, 2 e 1. 15 secondi. Allora, primo movimento, un down dog. Cominceremo con la gamba sinistra, gamba destra giù, sollevo la gamba sinistra, apro l'anca, ok? E per 50 secondi stendo
ripiego la gamba, però provando di stendere il più possibile e pressa con le mani, pressa con le gambe e quando vado indietro sto provando di toccare il soffitto con il piede, così passo lì, provare a toccare il ginocchio al soffitto, piede al soffitto, ginocchio al soffitto, piede al soffitto per 50 secondi e schiacciando il gluteo il più possibile, gluteo il più possibile e allontanandoti anche con le mani, calistenico e total body, uso tutto il peso corporeo, stendo e schiaccio, stendo e schiaccio, stendo e frena, piega, frena e piega, ancora, il nostro primo esercizio, tutto a destra, poi tutto a sinistra, ok, 10 secondi, cambio così vedo meglio, cambio la gamba, identica esercizio ma dall'altra parte, sollevo la destra, fianco più alto possibile e vado su e piego, stendo e piego, stendo, piego, stendo e piego, più su possibile e apro, più su possibile, apro, allontano il pavimento da me, allontano il pavimento da me, dai, sentite come il gluteo viene coinvolto, come aiuta tutto il corpo, 21 secondi e poi cambieremo a fare un altro esercizio, bello impegnativo, per 50 secondi sempre per lato, ok? Ancora 7 secondi, vado su, 3, 2 and stop. Ok, il prossimo ci porteremo la gamba sinistra sopra il nostro tricipite, ti sposti su la mano sinistra e facciamo 4, 3, 2, fermo, addominali tesi, riapro, 4, 3, 2, risetto, rigiro poco poco, 4, 3, 2, se cadi fa parte del gioco, fissi un punto solo, 4, 3, 2, scendo, di nuovo, apro, ci mancano 20 secondi questo lato, chiudo, addominali tesi, dai, usa tutto, 4, 3, 2, e scendi, 10 secondi, 4, 3, 2, scendi ancora, l'ultima volta, 4, 3, 2, 10 secondi, recupero, prepara, adesso lato destro, porto la gamba destra in avanti, bene, e vai, 4, 3, 2, torno, risetto, vado, 4, addominali tesi, 2, 1, risetto, ginocchio destro, stato tricipite destro, se non vuoi sollevare la mano, non lo sollevi, puoi anche andare solo sulle pompe spalle volendo, e scendo, vado, e scendo, così puoi capire che non servono i pesi, se hai un corpo umano, aiuto, mi sono caduta, vai ancora, aiuto ad avere un pantalone antiscivolo anche, 4, 3, 2, torno, 4, 3, 2, e rimango qua per 4, per 3, per 2, stop, in avanti, ok, andiamo in uno squat, è uno squat che poi andremo a sollevare i nostri taloni, ok, sollevi i taloni, e se guardo voi, prendo l'equilibrio, scendo giù, taloni sono sempre sollevate, poi salgo e trattengo la posizione, addominali tesi, gluteo indietro, piedi sono sollevati, scendo di nuovo, controllando l'equilibrium squat, addominali tesi, vengo su, gluteo indietro, busto leggermente in avanti, ginocchia che vanno verso il dito medio del piede, scendo, 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 ritorno su, ritorno, ritorno, ritorno su, scendo, 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 vai, vai, 5 secondi, ritorno su, 2 e 1, 10 secondi, poi avremo 45 secondi di recupero. Come sta andando? Ok, ci siamo ragazzi,
Perfetto, ok. Ci siete, se non volete forzare troppo le braccia, mettete i gomiti a terra. Ok, 40 secondi, in questo momento, respira, allunga, bevi acqua, fai tutto quello che devi fare per risettare. E la cosa importante è dire che sì, posso ogni giorno, anche mimando i movimenti con le braccia, se oggi non ce l'hai le braccia molto forti, ma mimi il movimento, più o meno in 3 settimane vedrete grande differenza. Allora, noi abbiamo cominciato con la gamba sinistra innalzata. Questa prossima volta, per 13 secondi, cominceremo con la destra innalzata. Quando io lavoro a fianco alla telecamera, chiamo la mia gamba, non lavoro a specchio. Gamba destra su, apro l'anca e vado. Più su possibile e ripiego la gamba. Più su possibile, ripiego la gamba. Più su possibile e schiaccio il gluteo, più su possibile e schiaccio il gluteo, dai, su, ripiego, su, schiaccio il gluteo adesso, ripiego, schiaccio il gluteo adesso, se ti dà fastidio sulle mani, appoggiati su un divano, appoggiati su un appoggio più alto, stendo, mantengo il gluteo, e giù, stai provando di schiacciare il gluteo, toccare il soffitto con il piede, piego, stendo, 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 piego, 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 stendo, 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 questo lo sentirai già oggi stesso sui glutei. Un movimento eccellente. Ancora 3 secondi. E relax. 10 secondi. Ci mancano 4 esercizi, 4 minuti di lavoro. Ci siamo? Su, sollevo. Gamba sinistra su. Apro quella gamba. Vai. Su e piego. Su, mi allontano e anche il perdimento. Più possibile in alto, scendo. Più possibile in alto e scendo. Schiaccia il gluteo qui, schiaccia e ritorni. Dai, 32 secondi e torni. Schiaccia e torno. 26 secondi, scendo giù. E vedi come, coinvolgendo tutto il corpo, come non solo diventi un corpo più armonica, ma bruci più calorie nello stesso lasso di tempo, perché non sto facendo solo glute, sto coinvolgendo la schiena, l'addome, la braccia, le spalle, sto stretchando anche, diciamo, il polpaccio destro, stendo su, relax. Ok, primo lato, coccodrillo, destra, mi metto qua, la mia gamba destra si appoggia su il tricipite, mi sposto sulla mano destra, faccio 4, 3, 2, ritorno centrale, risetto, apro, 4, 3, 2, ritorno, risetto, apro, 4, 3, 2, ritorno, e vai, 4, 3, 2, ritorno, di nuovo ragazzi, dai, 4, 3, 2, 22 secondi, questo lato, 4, 3, 2, ritorno, dai, 13 secondi, 3, 2, ritorno, 9 secondi, 4, 3, 2, torni le mani qua, per 3, per 2, per 1, relax, 10 secondi, respira, prepara, su, sinistra, viene e mi sposto, 4, 3, 2, ritorno, apro, 4, 3, 2, ritorno, apro, 4, 3, 2, stai ballando con il tuo equilibrio, ancora, 4, 3, 2, ritorni, provi di farlo sulla luce del piede destro, più instabile così, 4, 3, 2, se appoggio il tallone più facile, 4, 3, 2, se provi di farlo solo sulla luce, massima stabilità, ancora meglio. Ognuno ci avrà il suo livello, provate di fare quello che potete fare, e giorno dopo giorno diventerete sempre più forti. 2, stop. Ok, andiamo al nostro squat, sono il nostro ultimo esercizio, sempre 50 secondi, e vado in squat. Braccio di fronte a me, sollevo i talloni, e cominci, fissando il mio punto di fronte a me, ascoltami solo la voce, scendo giù, salgo su a metà strada,
più o meno ginocchio stesso livello delle ginocchia, la trattengo, poi piano 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 ricontrollo la discesa con i talloni sempre sollevati, risalgo su e trattengo la posizione, ci manca 25 secondi, scendo giù, ritorno su, scendo giù, 10 secondi, torno su, ultimo, 7 secondi, trattenetelo qua, per 4, per 3, per 2, per 1, scendo con i talloni, salgo su, e spero che vi è piaciuto questo HIIT calistenico total body, utilizzando lo stesso peso corporeo per allenarci. E mi raccomando, se volete anche risparmiare con Foodspring, vai su foodspring.it e utilizzate il mio codice sconto che è GILYT, così potete avere uno sconto durante la fase del vostro checkout. E vi aspetto sempre sui miei social per condividere passione, movimento, sorrisi, informazione e perché no, un po' di sano sport. Baci dalla G, passate una giornata fantastica. Ci vediamo in questi giorni, promesso.